Denti, Luigi Massi, GR3. Torna in primo piano il decreto a favore dei risparmiatori truffati dalle banche. Il provvedimento è pronto da settimane, ma il ministro Tria fa sapere di essere in attesa del via libera da parte dell'Europa, che però manifesta diverse perplessità. Ed oggi Salvini ha chiesto a Tria di sbrigarsi. Con tutto il garbo, con tutta l'educazione possibile, mi aspetto entro questa settimana i decreti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o se no li andiamo a scrivere noi. Insomma, come si sarebbe detto una volta, garbato ma fermo, anzi molto fermo, il ministro si sbrighi per un decreto che venne partorito con l'ultima legge di bilancio e che a quanto sembra un parto assai difficile. 1,5 miliardi a disposizione per rimborsare i risparmiatori truffati, e fin qui sembra facile. Il problema è che il governo vorrebbe risarcire al 30% gli azionisti delle 4 banche fallite e al 95% gli obbligazionisti subordinati, il tutto attraverso la supervisione di un organismo ad hoc presso il Ministero dell'economia. Ed è questo che non va all'Europa, già, perché Bruxelles dice non è un organismo terzo che decide chi effettivamente è stato truffato e chi no. D'altra parte le stesse associazioni che rappresentano i risparmiatori non è che siano molto soddisfatte di questo criterio. Un convinto sostegno arriva dalla FABI, il sindacato dei bancari, Lando Sileoni. Povera gente che ha affidato i propri risparmi di una vita alla banca locale, non al gruppo bancario, quindi lo Stato se ne deve far carico. Americo Mancini, GR3. Dall'est.